hai nel colpo persico. No, ma perché devi dire sta cosa? C'è questo rischio? Diciamo che visto l'operato da ministro degli esteri è un rischio abbastanza fondato, è uno sfregio nei confronti dell'Italia, è una persona che esposta politicamente non è stata scelta dagli italiani e l'Europa in maniera spregevole nei confronti dell'Italia ha deciso di nominare Di Maio come ambasciatore del Golfo Persico. Vabbè, ma che c'è di male? Cosa c'è di male? C'è che Di Maio è una persona che non ha né requisiti. Ma come no? E che requisiti ha? Un requisito che avrebbe Di Maio per ricoprire quell'incarico. Dimmene uno. Vedi. Grazie.